Ragazzi, buongiorno, come state innanzitutto? Spero bene, spero di non annoiarvi con questo video perché ho, diciamo, a questo punto voglio darvi un pensiero. Innanzitutto voglio cominciare con ringraziare tutte le persone che privatamente, pubblicamente, ci stanno dimostrando la loro vicinanza e il loro affetto durante questo periodo, in questo istante, questo periodo social poco carino e poco felice per noi, anche se noi cerchiamo di andare avanti con la grinta e la forza che ci ha sempre contraddistinti. Detto questo, io volevo dire appunto una cosa, volevo dire che penso che in 3 anni di morti di fame, ma in mezzo ci sono 3 anni di Nunzio e Armando, perché noi mostriamo sempre un personaggio che sono i morti di fame, però traspare Nunzio e Armando, no? Anche nelle live, dove non puoi mascherare per 2 ore continuamente e tenere sempre il personaggio, ma escono le persone. Ovviamente io non voglio fare la vittima della situazione perché non lo sono, non mi ci sento e non lo sono. Neanche io mi permetto di parlare anche per Armando, non siamo delle vittime assolutamente, anzi, siamo delle persone che, come tutti, sicuramente in questi 3 anni abbiamo fatto errori, sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, magari non rendendocene conto al 100%, essendo esseri umani, come tutti gli altri, però ci abbiamo messo sempre la faccia, se ce n'è stato di bisogno abbiamo chiesto scusa. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che nelle tante persone sto vedendo in questo istante, in questo momento storico, sempre social, riguardante i morti di fame, quindi noi, tante persone è come se si fossero scordati 3 anni passati insieme a noi, improvvisamente. È vera quella cosa, cioè fanne 100 buone e una sbagliata. Per quella sbagliata verrai sempre accusato e ricordato. Anche se vorrei ricordare a queste persone che noi non stiamo cavalcando nessuna onda, abbiamo scelto la linea del silenzio, perché uno, io mi vergogno anche della live fatta l'altro giorno, perché abbiamo dato tutti un brutto spettacolo. E due, noi non vogliamo attenzione con queste cose. Noi vorremmo attenzione con il nostro personaggio, con le nostre persone, cioè con le nostre personalità. Però ci tengo a dire una cosa. Credo che abbiamo dimostrato entrambi, sia io che Armando, in questi 3 anni, di non essere due persone cattive. Al contrario di tutto quello che in questo momento sta arrivando a noi, perché arrivano. Allora, io non ho mai filtrato i commenti, ho sempre lasciato i commenti aperti a tutti, quindi arrivano le critiche, arrivano i commenti positivi. Magari qualche critica diciamo, è andata visibile, poi l'ho cancellata, poi ho bloccato chi l'ha scritta, perché se sono insulti o cattiverie, poi elimino, no? Le critiche costruttive o critiche, secondo me, corrette, rimangono lì. In questo momento invece abbiamo dovuto filtrare tutti i commenti perché non trovo corretto che appunto noi veniamo accusati di bullismo, di cattiveria e invece lo stiamo subendo sotto i commenti perché non trovo corretto che a due persone che da 3 anni sono qui e
e non hanno mai, e dico mai, mostrato di essere cattivi. Poi può essere che siamo stati attori da Oscar, che abbiamo sempre mascherato bene questa cosa, ma non credo, perché a quest'ora non ero qua su TikTok a registrare, magari stavo facendo un film, perché proprio fingere per 3 anni, mamma mia. Comunque, non credo di meritarci noi questi commenti sotto i video: dovete morire, fate schifo, vergognatevi, e via dicendo. Spero che le persone che ci conoscono, fondamentalmente da 3 anni, ci seguono da 3 anni, riescano a capire realmente, o riescono a distinguere realmente da quello che si dice a quello che siamo. Ecco, spero di essere stato chiaro nel mio pensiero. Noi continuiamo con la linea del silenzio perché non vogliamo cavalcare nessuna onda, non ci interessa avere qualche follower in più con questa storia, ma se è il caso di andare avanti, sicuramente noi andremo avanti, o almeno ci proveremo ad andare avanti, lo faremo. Se no, alla fine è stato bello finché è durato, no? Che alla fine io l'ultima parola la do sempre a voi, perché siete voi che ci avete voluto bene, che ci avete donato affetto, che ci avete donato tanta stima, ci avete donato quello che siamo oggi. E alle persone che dicono oggi noi siamo snob, ci sentiamo arrivati, non è così, assolutamente. Noi forse abbiamo reso più professionale questa cosa, perché quando una persona mi chiama per fare una serata, quando una persona mi chiama per fare una pubblicità, secondo me devi essere il più professionale possibile, e se più possibile, e se questo vi fa apparire come noi ci sentiamo arrivati, noi ci sentiamo snob, noi ci sentiamo ormai chissà chi, non è così. Cerchiamo solamente di essere più professionali possibili con le persone che ci scelgono, ci danno fiducia, decidono di investire, perché comunque è un investimento in noi, e noi vogliamo che questo investimento vada al meglio. Tutto qua. Vi mando un bacio e vi auguro buon proseguimento, scelto in attesa dei nostri video.